Ti... Eccomi tornata. Questo è un video un po' diverso. Diciamo che è un tentativo. Io lo faccio, voi mi dite se vi interessa, se è una cosa che vi fa piacere. E in caso se mi dite che non vi fa piacere, io la smetto subito, quindi non c'è problema. Non vi fate scrupoli, eh? Anzi, mi serve. Preferisco che mi diciate il video mi annoia, preferisco altri tipi di video, piuttosto che mi diciate no, bellissimo, e poi in realtà mi fa schifo, anche perché sarebbe controproducente anche per me. Ogni volta che faccio un tipo di video che a voi non piace, per me alla fine è un po' controproducente, perdo tempo e non serve a nessuno. Comunque, la tipologia di video che vorrei introdurre è derivante da dei video che faceva Vaxl, Valentina, soprattutto prima di questa maternità, che la impegna un sacco, immagino, e quando lei faceva quei video sulle riviste che leggeva. Ovviamente lei parlava di moda, accessori, trucco, queste robe qui, e io parlerei di dieta, perché è l'argomento del mio canale. E sì, potrei sembrarvi una psicopatica, ma comprerò anche delle riviste, cioè in effetti io non le ho mai comprate, però quest'estate ho fatto 2 o 3 giorni al mare con mia mamma, e mia mamma aveva comprato questa rivista, la vedete? Si chiama Curarsi Mangiando, sì, ora voi penserete effettivamente che sono psicopatica e che leggo soltanto queste cose sulla dieta e che la mia vita è basata solo su quello, vi assicuro che non è così, però già che c'ero in spiaggia ho letto questa rivista e mi è sembrata interessante. C'è da dire che effettivamente, tipo, in quante pagine saranno? 100? Circa 100 pagine, sembra che vi diano sempre il segreto per dimagrire, cioè tipo mangiate questo che è antiadipe, mangiate questo che dimagrite, mangiate questo che favorite il metabolismo, cioè sembra che abbiano la soluzione a tutti, e la parola dimagrimento oppure non ingrassa, oppure guarda, soltanto la copertina. Attiva il metabolismo con le ricette brucia grassi, speciale come cucinare i rotaggi per farli piacere a tutti, pizze dell'estate, scegli la salvalinea, la pizza salvalinea, ok, sono eccessivi, però io penso che qualche articolo sia interessante, e avevo pensato, se vi fa piacere, che visto che io ce li ho in casa perché mia madre ha l'abbonamento, e io le leggo e se trovo qualche articolo interessante vi faccio un video in cui vi riassumo quello che ho imparato, così insomma quello che imparo io lo dico a voi, e se avete voglia, se capita anche a voi di leggere qualcosa interessante, mi mettete un video in risposta o comunque mi scrivete che cosa avete imparato da una lettura, una rivista o qualcosa. E quindi è questa l'idea, insomma. L'articolo di oggi, il primo, che ho pensato che potesse essere interessante anche per voi, è quello sulla pizza. Perché? Perché nel gruppo, quello su Facebook, vi metto il link del gruppo nell'info box, spero di ricordarmi, cioè lo metto così sempre, però vabbè. E nel gruppo spesso si parla di pizza, perché quasi tutte abbiamo una giornata libera, cioè senza dieta essenzialmente, in cui non si fa la dieta, e molte hanno addirittura la prescrizione della pizza. Ad esempio il mio dietologo mi ha dato il sabato sera la pizza, io non mangio effettivamente tutti i sabato sera la pizza, però delle volte sì, mi fa anche piacere, è buona, sono contenta, poi mi sazia, sono proprio contenta quando mangio la pizza, e lui me l'ha data, soltanto che spesso mi capita di pensare, lui mi ha dato una pizza con il prosciutto crudo. E a parte che io non l'avevo mai mangiata, cioè generalmente mangio altri tipi di pizza, però ho pensato, ma scusa, ma perché mi ha dato la pizza col prosciutto crudo che poteva darmi la margherita, che probabilmente è meno calorica, cioè già che c'ero mi ha dato anche quella col prosciutto crudo, non capivo. Leggendo questo articolo ho capito, essenzialmente l'articolo è questo, dura un po' di pagine, sì, lo chiamano la pizza salvalinea, la pizza, la più amata degli italiani è la pizza, se scegli quella giusta non ingrassi. Allora vabbè, e questo qui dura un qualche pagina, va avanti, gusto all'integrale, olio e sale, condimenti, bevande, dessert, quali fanno ingrassare, quali no. E ci sono dei tratti di questo articolo davvero interessanti. Ad esempio, c'è tutta un'introduzione che spiega come mai la pizza gonfia, e ve lo dico già che ci sono. Dice che essenzialmente è dovuto ai suoi ingredienti, che sono la farina bianca, che generalmente è usata quella bianca, e questa alza rapidamente la glicemia nel sangue e altrettanto velocemente la fa scendere, causando dei picchi glicemici
che possono portare a sovrappeso e diabete. Poi c'è l'eccesso di olio, che è di per sé ipercalorico, noi sappiamo, ipercalorico, questo lo sappiamo già, ma addirittura delle volte viene impiegato anche lo strutto, cioè ci mettono lo strutto, e lo strutto è un grasso saturo che comunque danneggia il cuore, le arterie e anche il cervello. E poi l'impasto delle volte viene fatto lievitare poco. Cosa succede? Che se lo fanno lievitare poco, poi questo durante la notte ci lievita nella pancia e poi ci sentiamo super gonfie la mattina dopo quando ci svegliamo. E dice però che oltre al problema di questi ingredienti di base, il problema vero è che molti pensano di fare un pasto light se tolgono la mozzarella e magari chiedono soltanto la pizza con l'origano e il pomodoro, oppure tolgono tutti i condimenti. Ad esempio prendono soltanto la margherita, quando in realtà se si prendessero pizze con le proteine, dice che sarebbe molto meglio. Ad esempio io non amo moltissimo la mozzarella, cioè quando la pizza si raffredda, perché io sono lunghissima, cioè ci metto 200 anni a mangiare, che è un bene per la dieta, sono la persona più lunga del mondo e quando arrivo a metà pizza è essenzialmente già fredda e la mozzarella quando è fredda non è che mi faccia impazzire, quindi io penso sempre, cioè ho sempre pensato, già che non mi fa impazzire la tolgo, così diventa anche più leggera, cioè anche più dietetica, no? E sbagliavo, perché togliere la mozzarella, ho scoperto da questo articolo, è un errore madornale. Perché? Perché la mozzarella contiene le proteine, come tanti altri ingredienti. Chi è intollerante alla mozzarella può sostituirla con la ricotta fresca, oppure ad esempio col tofu, comunque altre fonti di proteine. Ma la questione è questa, che le proteine servono a tenere a bada gli zuccheri e che si fanno nel sangue ed evitano gli accumuli di adipe e di diabete. Cioè il nostro corpo essenzialmente per digerire le proteine consuma parte dei carboidrati che abbiamo assorbito con la pizza, quindi prendere una pizza senza proteine è controproducente. Io non lo sapevo, ad esempio. Quindi è stato sconvolgente. Vi leggo qui che cosa c'è scritto della mozzarella. C'è scritto che questo formaggio comunque contiene il 20% circa di proteine e che sono importanti perché riducono appunto il carico glicemico della preparazione. E inoltre la mozzarella contiene lisina, che è un aminoacido essenziale che manca alla farina, quindi le proteine della farina e quelle della mozzarella vanno ad essere complementari e rendono la pizza l'equivalente come valori biologici dell'uovo e della carne. E quindi è fondamentale non togliere la mozzarella dalla pizza, cosa che io in realtà facevo. Altra cosa, ci dà una ricetta base per la pizza, se la vogliamo fare a casa. Io ve la scrivo, cioè ci sarà spazio, mi metto di lato e vi metto un fumetto qui grosso. E dice che se facciamo la pizza a casa, chiaramente anche meglio, perché potremmo privilegiare ad esempio le farine integrali se ci piacciono, oppure mettere una parte di farina di ceci, e questo aiuterebbe. E dice che la ricetta base è questa: 200 g di farina integrale possibilmente, un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine e poi pasta acida per lievitare. E si deve fare l'impasto con questi ingredienti, deve risultare liscio, compatto, bisogna lasciarlo riposare per almeno un'ora in modo che lieviti soltanto lì e non lieviti nella nostra pancia. E poi si può usare anche la farina di farro, di kamut. Ad esempio una mia amica ha dovuto per un periodo mangiare soltanto la farina di kamut e usando questa ricetta potrebbe stare meglio, potrebbe mangiare una pizza, anche se in realtà a Milano ci sono un bel po' di pizzerie che fanno pizza con farina integrale, mi immagino che anche nelle vostre città ci siano, e quindi si può anche andare direttamente in quelle. Poi che cosa c'è? C'è una lista delle pizze che sono delle quantità, delle calorie delle pizze, e ovviamente io volevo farvi un video sulle calorie della pizza, ma è difficile perché ogni pizzeria usa degli ingredienti di qualità diverse e mette delle quantità diverse, e la quantità del prosciutto, del wurstel, che ne so, del formaggio è fondamentale per fare un calcolo calorico. Quindi queste qui, ok, sono dei valori molto generici, ecco, non precisi. Comunque io ve lo faccio vedere così lo sapete. Tutte le calorie della pizza: margherita, quattro formaggi, funghi alla marinara, solo con pomodoro, salsiccia, prosciutto, napoletana con i bordi alti, quattro stagioni, vegetariana, calzone farcito. Ve le faccio vedere, chissà se vedete. Eccole qua tutte quante le chilocalorie della pizza, e così vi potete regolare. Chiaramente la margherita è quella meno calorica. Occhio e croce, sì, 271 kcal per 100 grammi, questi valori sono per 100 grammi,
Mi ha detto che la vostra pizza pesi 100 grammi. E i quattro formaggi super calorica, 700 kcal, ai funghi 360, 460 napoletana quella con i bordi alti, 4 stagioni 620, eccetera, insomma ve le fate vedere. E giusto per avere un'idea. Poi che cosa ci dice di interessante? Ci dice che, ah vabbè, ovviamente se è possibile non aggiungere sale alla pizza, vabbè, ma questo lo sappiamo già perché il sale crea ipertensione arteriosa, eccetera. E poi ci dice che se è possibile chiedere al pizzaiolo di metterci l'olio a crudo, perché sappiamo che anche l'olio a crudo è migliore rispetto all'olio cotto, perché l'olio ad alte temperature, quindi anche se messo nel forno, potrebbe essere anche nocivo, se non cancerogeno, poi dipende dall'olio, però insomma è meglio privilegiare l'olio a crudo. Beh, in tutte le nostre diete l'olio a crudo, comunque. Poi che ci dice? Ci dice quali sono le pizze migliori. Dicevamo quelle con le proteine, quindi va benissimo quella che mi ha dato il mio dietologo col prosciutto crudo, ma anche quelle con la rucola, perché la rucola ha un'azione digestiva ed è molto ricca di fibre, e anche quelle sono regolarizzanti. C'è scritto di evitare le pizze con wurstel e patatine, perché sono molto grasse, difficilmente digeribili, e sono fra l'altro grassi saturi che sono dannosi per il cuore, le arterie e il cervello, e che comunque esposti ad alte temperature come quelle delle patatine possono contenere sostanze nocive, perché fra l'altro le patatine sono già fritte, se tu esponi un fritto ad alte temperature insomma fai su un casino. Evitare i sottaceti se possibile, i sottoli soprattutto, no non i sottaceti, evitare solo i sottoli, quindi immagino che la capricciosa non sia al massimo, anche se è buona. Anche la pizza con le verdure grigliate dice che va benissimo, un ottimo guarnizione per la pizza, anche se ricordiamoci che le verdure grigliate da sole sulla pizza non vanno bene, manteniamo delle proteine di qualsiasi tipo, anche almeno la mozzarella. E poi ci dice, l'ultima parte, quali sono le bevande ideali da accostare alla pizza. Le esamina tutte quante e ci dice che la birra non è proprio il massimo, perché già la pizza lievita. La birra anch'essa ha degli agenti lievitanti, e quindi ai fermenti essenzialmente, che hanno come effetto collaterale quello di gonfiare l'addome, quindi se si mangia pizza più birra, anche se è un accostamento che amiamo tutti, o quasi, lievitiamo anche noi essenzialmente, ci si gonfia la pancia 90 su 100, e quindi evitiamola. Il vino, anche se è più calorico della birra, è più consigliato proprio per questo, perché non ha i fermenti, quindi non gonfia, e se si beve soltanto un bicchiere, dice che è ideale, va benissimo per cuore, arterie, perché è ricco di antiossidanti, insomma soprattutto il vino rosso dice che se si beve poco, nonostante sia calorico, è meglio della birra in associazione con la pizza. Per lo stesso motivo del gonfiore, sconsiglia le bibite gasate, anche l'acqua per dire, ma soprattutto quelle zuccherate e anche quelle a calorie zero. Quelle zuccherate perché sono decisamente da evitare, perché dice che crea un mix ideale insieme alla pizza per dare origine a depositi di adipe, quindi grasso in eccesso, e crea danno a fegato e a pancreas, perché c'è un eccesso di zuccheri nelle bibite zuccherate più la pizza, che è piena di zuccheri anche essa, perché noi sappiamo che i carboidrati sono zuccheri essenzialmente, le farine contengono zuccheri. E le bibite invece a calorie zero dice che anche se non contengono zucchero, contengono gli edulcoranti, e gli edulcoranti non sono adatti, come sono dolcificanti chimici, e possono danneggiare il metabolismo e possono addirittura rallentarlo, quindi comunque sono sconsigliate anche queste bibite. E niente, quello che viene consigliato, sì, ma che tristezza, detto proprio fra me e voi, è l'acqua o il tè verde. Il tè verde però non deve essere zuccherato, e soprattutto il tè verde è perfetto perché contribuisce a far assorbire meno i grassi e gli zuccheri, quindi sarebbe l'ideale. E poi dice che se vogliamo mangiare invece le focacce, le schiacciate, che sono generalmente senza proteine, cioè sono soltanto carboidrati e grassi, le sconsiglia, ma comunque se lo vogliamo mangiare dice comunque di non mangiarle da sole, ma di associarli alle proteine, sempre per il discorso che abbiamo fatto all'inizio. E i dolci, non tutti i dolci sono sconsigliati, cioè quelli canonici, quelli che sono proprio dolci, tipo cioccolata eccetera, tutto quanto, tiramisù, quelle cose lì, sono assolutamente sconsigliate, perché già la pizza è piena di zuccheri, ci manca soltanto di associare un dolce. Però
E questo io lo faccio spesso, consiglia di mangiare a fine del pasto, se proprio lo si vuole, l'ananas o la papaya. E dice che questa è un'eccezione perché questi frutti contribuiscono alla digestione delle proteine della pizza e quindi ci aiutano a digerire e non sono tanto calorici, anzi, soprattutto l'ananas credo che sia poco calorica. Comunque vi metterò magari un fumettino con le calorie per 100 grammi di ananas. E basta, questo è quello che ho imparato da questo articolo. Mi fate sapere se vi ha in qualche modo interessato, tanto la pizza la mangiamo praticamente tutti, per fortuna, grazie a Dio che esiste. In ogni caso, spero che questo video vi abbia in qualche modo interessato e basta, vi saluto. Ciao! Che contiene lisina, che è un aminoacido. Sì, ciao. E poi inoltre la proteina contiene lisina, che è un aminoacido essenziale. Amici, ci c'è già. E cosa puoi volevo farti uno scherzo! Che scema! Cioè, per favore, la guardate, è accucciata lì per terra. No. Cioè, stava entrando gattonando nella stanza. Sarebbe stato bellissimo! Sei un'idiota, cosa devi fare? Da quant'è che sei lì? Dal vino? Hai finito? Chiudi! Ma uffi, cosa stavo dicendo ora? Ah, lo so. Ciao! Cioè si può, va bene.